per l'uomo che la notte tra giovedì e venerdì ha ucciso la zia, 80enne, in un appartamento di via Torres, si sono spalancate le porte del carcere di Bancali. E mentre sabato mattina, durante una conferenza stampa in questura, sono stati illustrati i dettagli dell'operazione, oggi è prevista l'autopsia sul corpo della vittima. Il nipote della donna, un tossicodipendente descritto da molti come una persona tranquilla che mai aveva dato segni di squilibrio che potessero dar luogo ad atti di violenza, ha confessato al termine di un lungo interrogatorio la notte di venerdì, pressato dalle domande della polizia. La donna è stata uccisa, colpita più volte alla testa con un vaso di cristallo che poi il nipote ha pulito alla bella e meglio disfandosene e gettandolo nel cassonetto. È stato poi lui stesso a far ritrovare l'arma del delitto, un omicidio maturato forse dopo l'ennesima lite tra i due. L'uomo, che viveva un po' a casa della zia, nell'appartamento di via Torres, nel quartiere di San Giuseppe, e un po' con la madre, al centro storico, la mattina di venerdì ha chiamato il 118 chiedendo aiuto, poiché la zia era riversa a terra e stava molto male. I sanitari del 118, a loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'anziana. A quel punto è stata allertata anche la polizia, alla quale l'uomo ha raccontato di essere arrivato in via Torres e di aver suonato il campanello, ma che non ricevendo risposta dalla zia avrebbe scavalcato il terrazzino del retro e sarebbe entrato in casa, trovando la zia in quelle condizioni. Una versione che non ha convinto gli inquirenti perché non sono state trovate tracce nel terrazzino, perché la ferita alla testa della donna era incompatibile con una banale caduta. Sono state sentite diverse persone, ma il cerchio si è chiuso quasi subito proprio sul nipote, che appunto, dopo un lungo interrogatorio, ha confessato in lacrime di averla uccisa. Hanno visto che non era un decesso per cause naturali, innanzitutto hanno constatato un decesso, poi che non erano sicuramente cause naturali e quindi hanno chiamato il 113. La volante, una volta intervenuta, ha visto che era il caso di far intervenire la scientifica in primis e poi ha chiamato la squadra mobile. E da lì praticamente è partito il tutto. Sicuramente la scena che si presentava induceva a ritenere che, oltre ad essere un'azione violenta sulla donna, era sicuramente un omicidio. Bisognava stabilire e cercare di capire chi potesse essere l'autore. Lì in casa c'era ad attendere i medici e quindi quando siamo arrivati anche noi c'era il nipote, José Salvatore. José Salvatore, che ha raccontato di essere rientrato ieri all'ora di pranzo e di aver trovato la zia in quelle condizioni. Ci ha raccontato tutta, e diceva di essere uscito la sera prima, intorno alle 11 di notte, mentre invece poi con il medico legale si stabilisce la presunta ora della morte, che è intorno all'una di notte. E questa storia sembra avere conferma anche da quello che ci dice una vicina di casa, che ha sentito l'usai rincasare e discutere con la zia proprio a quell'ora e poi non ha sentito più nulla, ha sentito il portone di casa aprirsi, poi non c'è stato più nessun rumore provenire dall'appartamento, fino all'indomani mattina quando poi ha visto il movimento dei medici e da lì abbiamo capito che l'usai ci stava raccontando qualcosa si stava costruendo lui un alibi e voleva farci credere che quella fosse la situazione, voleva addirittura farci credere che l'autore fosse un soggetto diverso da lui. Tenete conto che non c'erano segni di effrazione nell'appartamento, quindi sicuramente chi era entrato gli era stata aperta la porta o aveva le chiavi di casa. Lui non disponeva delle chiavi di casa, quindi l'unico che poteva avere accesso, perché la donna ci viene descritta come molto solitaria e molto diffidente, che entrava in casa era lui, non entrava nessun altro. Un cassonetto non distante, insieme a c'era qualche indumento, qualche pezzo di giornale intriso di sangue. C'erano anche degli stracci con i quali lui in qualche modo aveva cercato di assorbire il sangue da terra. È stata inaugurata sabato mattina la nuova sede dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari, al secondo piano della seconda stecca bianca in Viale San Pietro. La struttura è finalizzata alla diagnosi e alla cura delle patologie neurologiche e psichiatriche acute o di elevata complessità che insorgono entro i 18 anni di età.
Il nuovo reparto, diretto dal professor Stefano Soggiu, occupa una superficie di 850 metri quadri ed è suddiviso in un'area di degenza e una destinata all'attività ambulatoriale. Nella prima si trovano 5 camere di degenza divise per età, 3 camere sono destinate ai bambini sotto i 12 anni, le altre sono per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. I pazienti hanno poi a disposizione un soggiorno mensa e una stanza in cui è ospitata la scuola che ha attive nel reparto, una sezione di scuola primaria e una di scuola secondaria di primo grado. L'area ambulatoriale è composta invece da 8 ambulatori di cui 2 studi di neurofisiologia per consentire la corretta esecuzione di esami quali l'elettroencefalogramma, l'elettroneurografia e i potenziali evocati. Completano l'accettazione, la direzione, la sala medici, la sala infermieri e la stanza del medico di guardia. Il trasferimento nella attuale posizione all'interno delle strutture di Viale San Pietro, realizzato già dal mese di luglio 2015 dopo 8 anni di permanenza nei locali del Policlinico Sassarese, è stato deciso e concluso dall'attuale direzione che ha lavorato a questo obiettivo fin dal suo insediamento per offrire una struttura più adeguata ai piccoli pazienti, alle loro famiglie e a tutto il personale che vi opera. La nuova struttura è accreditata, risponde ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa ed è collocata in una realtà ospedaliera con tutte le specialità e servizi di supporto fondamentali per la sua corretta attività. Il trasferimento ha inoltre consentito un notevole abbattimento dei costi grazie alla cancellazione delle spese di locazione e delle spese di trasporto dei pazienti e del materiale. Il reparto troverà poi la propria sede definitiva nel nuovo padiglione materno-infantile che verrà realizzato a monte di Viale San Pietro, così come previsto dall'appalto per la realizzazione del nuovo ospedale che l'azienda ospedaliera ha recentemente aggiudicato mantenendo il finanziamento ministeriale assegnato. La nuova sede del reparto di neuropsichiatria infantile è stata intitolata alla memoria del professor Camillo Mastropaolo, recentemente scomparso e indimenticato maestro dei numerosi ambiti della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. All'inaugurazione di sabato erano presenti il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, il sindaco Nicola Sanna e il delegato alla sanità del rettore Alberto Porcu. Migliorare e aggiornare la conoscenza degli operatori ASL che entrano in contatto con i cittadini immigrati in relazione ai temi della prevenzione, igiene e vaccinazioni. È stato l'obiettivo del progetto Un Ponte per Conoscersi, promosso dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Sassari in collaborazione con il Servizio Formazione Aziendale. Nel territorio dell'ASL numero 1 sono stati accolti nei 13 centri di accoglienza più di 1000 immigrati. Tutti, al momento del loro arrivo, sono stati sottoposti a sorveglianza sindromica e successivamente ad una serie di controlli e screening da parte del Servizio di Igiene Pubblica, che ne ha verificato lo stato di salute e ne ha disposto le vaccinazioni. L'approccio davanti a culture diverse dalla nostra città però non è sempre facile, per questo la formazione specifica degli operatori si rende più che mai necessaria. Le giornate formative hanno coinvolto nelle scorse settimane 50 operatori sociosanitari tra medici, infermieri, assistenti sanitari, tecnici della prevenzione e veterinari dell'azienda sanitaria locale numero 1. Nel corso dell'evento sono stati approfonditi alcuni importanti elementi che un sanitario deve considerare quando si trova davanti a persone con un concetto culturale di salute e di benessere diverso, provenienti da paesi in cui il sistema sanitario non è garantito o piuttosto con un concetto di cura più orientato alla medicina tradizionale. E quindi dall'analisi di questi bisogni e partendo dalle esperienze di formazione sulle tematiche in tema di salute e intercultura realizzate dai relatori dell'associazione Nosotras, Elena Baragli, Laila Abi Ahmed, Lella Bianchi e Giuseppina Veneruso, che la ASL di Sassari ha inteso sviluppare nuove prassi operative capaci di innalzare la qualità dei servizi rivolti al cittadino straniero presente nel suo territorio. Freddo e campo in cattive condizioni non fermano la marcia della Torres che a Genzano si sbarazza del Cinzia con un perentorio 6-0. Il risultato tennistico è frutto di una condotta di gara perfetta da parte degli uomini di Marco Sanna che affrontavano una squadra al completo e con il coltello tra i denti. Dopo le prime schermaglie iniziali, i sassaresi rompono il ghiaccio al 17° di gioco. La forte conclusione di Musto viene respinta dal portiere e Lesto De Martis a recuperare palla e metterla al centro per Gigi Scotto, che insacca la sua 8ª rete stagionale. Verso la mezz'ora arriva il raddoppio.
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, a saltare di testa più in alto di tutti è il difensore Cosentino e per i padroni di casa si spegne la luce. Infatti passano solo alcuni minuti e una discesa sulla destra del solito De Martis mette in condizione il baby bomber Musto di anticipare tutti e segnare per l'undicesima volta in campionato. Alla ripresa delle ostilità la musica non cambia e gli uomini di Marco Sanna sono ancora agguerriti come se fossero sullo 0-0. Dopo una serie di occasioni la quarta marcatura arriva al 71esimo. Il forte tiro di Lisai si stampa sulla traversa, sulla ribattuta, ne approfitta Masala e per lui è gioia infinita. 8 minuti dopo è bravo Chelo, appena entrato, a rubare palla ad un avversario e servire Lisai. Il centrocampista sassarese non si fa pregare due volte per depositare la palla alle spalle del portiere avversario. Ma non è ancora finita perché c'è spazio anche per la gloria per Michele Chelo, che raccoglie il lungo rinvio del portiere Fadda, si libera del suo marcatore e trasforma magicamente in rete mettendo la firma sulla sestina. Con questa vittoria la Torres rafforza il quinto posto in classifica, si porta a 5 punti dalla vetta e guadagna 3 lunghezze sull'Arzachena che occupa la quarta posizione. Ma se la determinazione rimane quella espressa negli ultimi 2 mesi, beh, per i tifosi sassaresi si attendono belle soddisfazioni. Amici di TeleG, ben trovati. Oggi in radio ci sono io. Questi 3 minuti me li godo con l'avvocato, anzi avvocatessa oramai, Martina Pinna. Sono venuto qua in radio perché c'è un argomento molto importante da affrontare oggi. Lo capiremo piano piano in questi 3-5 minuti. Avvocatessa e non più avvocato. Esatto. E tu sei la persona giusta per parlare anche di questo, perché questo è un piccolo diritto che le donne ormai hanno acquisito, cioè il nome femminile delle vostre, esatto, professioni. Sei la persona giusta perché tanto ti occupi anche delle donne. Tu sei presidentessa di un importante club di Sassarese, Inner Wheel. International Inner Wheel, presente a Sassari dal 1985. Da un anno sono la presidente. È un club che fa parte di uno dei 3.900 club sparsi nel mondo. Siamo 100.000 soci circa. Il nostro club si è sempre distinto per aver organizzato degli eventi a scopo benefico, come la sfilata nella bella cornice di Villa Mimosa. Sì, la ricordo, sì. Ecco, appunto da voi sponsorizzata, e abbiamo, diciamo, restaurato alcune opere importanti come il crocefisso ligneo nella chiesa di Santa Polinare. Il club si è sempre contraddistinto per aver organizzato degli eventi sulla delittuosità in famiglia. Fin dal 2009 abbiamo tenuto appunto un evento importantissimo sullo stalking, e proprio in quella giornata la relatrice, dottoressa Susanna Loriga, ricevette la notizia in diretta e ne potete dare comunicazione a tutti i presenti. Cioè voi in diretta avete ricevuto la notizia che finalmente la legge sullo stalking era stata approvata. Questo perché tanto vi occupate dei diritti, esatto, delle donne. Esatto. In particolare invece adesso, il 22 di questo mese, un convegno molto importante, dove ci saranno tante personalità importanti del settore, che parla di delittuosità in famiglia, in particolare di gaslighting. Gaslighting. Cioè? Un termine inglese che vuol dire gaslight, gas basso, trae origine da una famosa opera teatrale, dalla cui opera poi hanno tratto spunto alcuni cinematografici per appunto farne dei film. In Italia uno meglio noto come Angoscia. Cioè praticamente il gaslighting vuol dire abbassando la luce, abbassare la luce, perché allora si usava il gas, insomma. Trae spunto appunto da quella opera subdola che il marito mette in pratica ai danni della moglie, convincendola che l'abbassamento delle luci che lui fa sia un convincimento, una convinzione della moglie, e invece... che vede queste luci abbassarsi, ma che lei costantemente no.
ignota e lui continua a convincere la moglie che sia tutto frutto della sua immaginazione, proprio perché la vuole portare alla pazzia. Questo è in sintesi quello che è questo tema del 22. Cioè il 22 in particolare di che cosa si parlerà, si discuterà in questo convegno? Si discuterà appunto del gaslighting, del sostegno psicologico e la tutela giuridica. Del sostegno psicologico ne parlerà la dottoressa Susanna Loriga e la tutela giuridica interverrà il dottor Paolo Piras, procuratore facente funzioni, e la dottoressa Corinne Carrara. Appunto si svolgerà, verrà trattato questo tema molto importante all'Aula Magna, nell'Aula Magna dell'Università, in Piazza Università, alle ore 16:30. È un convegno che è stato anche accreditato dall'Ordine Forense e darà diritto anche a 3 crediti formativi per tutti gli avvocati, magistrati e chi ne avrà bisogno. Poi il resto, l'ingresso è libero per tutti gli altri. Ve lo stiamo comunicando non soltanto così per rendervi partecipi che ci sarà questo importante convegno a Sassi e non da un'altra parte, ma perché è importante secondo me esserci, perché un paio d'ore della nostra vita è bene investirle in questo modo, soprattutto per le donne, perché è un tema di cui si parla poco ed è fondamentale invece esserne informati, perché altrimenti le donne, se non sono informate, come fanno poi a sapere quali sono i loro diritti e quali sono, esatto, i problemi? Esatto, è un fenomeno diciamo antico quanto il mondo, ma che solo recentemente è stato studiato. Fino adesso io anche da avvocato penalista non ho visto una condanna per questo reato, ho anche delle clienti che subiscono questo genere di violenza psicologica, ma che purtroppo ancora non è emerso. Violenza che non dobbiamo sottovalutare, perché subdola e subdola. Chiunque la trascura invece poi crea dei danni. Ebbene, informarsi, io sono davvero contento di averti ospitato, perché è un convegno prestigiosissimo e ovviamente noi ci saremo con le telecamere e qualcosa poi la manderemo in onda, quindi se proprio non potete esserci, insomma, prima o poi lo potrete rivedere a TeleG, perché è davvero fissa un punto importante. Ci sarà un prosieguo poi, presumo. Naturalmente abbiamo intenzione di proseguire con il terzo convegno, sempre sulla delittuosità in famiglia, il cui argomento sarà ancora da decidere. Va bene, allora siateci, mi raccomando, Piazza Università, Aula Magna, 16:30. Datemi retta, che è una cosa importantissima. Saluti e baci, grazie di essere intervenuta. Grazie. Saluti e baci. Brevi dalla Sardegna, Alghero. Inaugurata la nuova sede dei Riformatori Sardi, ai nostri microfoni il coordinatore cittadino della città catalana. Siamo nella sede dei Riformatori Sardi di Alghero e ai nostri microfoni Nicola Salvio a presentare questa new entry, questo nuovo sito dove poi il riformatore venire a sentire quelli che sono praticamente i dettami del partito, un partito che trova in una sede storica una ripartenza per questa città, insomma, che ha grossi problemi. Sì, noi oggi inauguriamo la nuova sede dei Riformatori, una sede che ci tengo a precisare è assolutamente, completamente autofinanziata dalle 20 persone che costituiscono il coordinamento dei Riformatori. Noi questa sede diventa anche un po' un punto di partenza per il modo in cui noi intendiamo fare politica, sempre sul solco della storia del partito, che è una storia di governo sostanzialmente di questa città. Abbiamo avuto, nella sfortuna della non presentazione della nostra lista alle scorse elezioni comunali, abbiamo avuto, dicevo, la fortuna di rimanerne fuori e poter così, senza obblighi di maggioranza e di minoranza, senza sostanzialmente obblighi di bottega, poter dire la nostra rispetto ai problemi, rispetto alle cose
che si fanno, poche a dire la verità, e rispetto alle tante che o non si fanno o sono fatte male. E quindi abbiamo in questo periodo soprattutto espresso una presenza molto forte in città. Praticamente è un ruolo di vigilanza per quello che andrà a essere, anche perché è chiaro che tutti noi ci aspettiamo, insomma, una ripresa in toto di quelle che sono le problematiche che legano la città del Corallo, soprattutto alla sua grande forza, che è quella del turismo, che mi pare in questo periodo tra rotte di Ryanair che non funzionano, tanti vostri concittadini che chiudono bottega proprio per la crisi, insomma, c'è da rimboccarsi le maniche tutti insieme. Infatti noi abbiamo costituito una sorta di laboratorio politico-sociale, un osservatorio sostanzialmente da cui guardiamo alle cose che avvengono, soprattutto ai problemi che vive la nostra cittadinanza. E abbiamo la percezione che sostanzialmente questo nostro territorio negli ultimi 2 anni si stia depauperando, si stia perdendo alcune grandi opportunità, grandi possibilità, o oltretutto realtà che prima aveva. Abbiamo perso il giudice di pace, stiamo perdendo pezzi importanti di sanità, stiamo perdendo le rotte Ryanair. Voglio dire, abbiamo un vero e proprio pasticcio amministrativo rispetto all'appalto della nettezza urbana. Stiamo vivendo grandi problematiche rispetto alle quali molto probabilmente ci sarebbe bisogno di una politica maggiormente inventiva, ci vorrebbe uno scatto di intelligenza, uno scatto di creatività che non riusciamo a intravedere. Ecco, come partito politico erede oggi di una tradizione di governo, ci proponiamo in questa veste, nella veste di proposte. Noi non facciamo i grilli parlanti, però facciamo sicuramente quegli uomini che osservando attentamente, studiando attentamente i problemi, fanno proposte operative che purtroppo non trovano molto riscontro nella realtà amministrativa attuale. Partigiana, panzani, gatti, zighi, chi ti dà sicurezza?
passaggio, che a tuo muri così paga un viaggio, al momento non vi voglio pensare, e non mi buono in bocca a cantare, ma tu mari sono tutti di passaggio, che a tuo muri così paga un viaggio, al momento non vi voglio pensare. Informazione e approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.